Gabriele Paolini con Katia, fatti dare un bacio, posso? Un altro bacino, vai, vai, vai. Allora Katia, io da domani riprenderò a fare le mie serate in Italia. Posso avere l'onore di averti in qualche serata? Ti lascio il telefono. Certo. Allora, dopo 2 anni, Gabriele Paolini, dopo il carcere, dopo i domiciliari, io ritorno con Katia. Ritorno con questa bomba sexy. Con Katia a Porta d'Enea. Porto di Enea, ricordiamo a tutti gli amici italiani, Porto di Enea, Capocotta, dopo il cancello 8. Allora questo filmato ovviamente lo renderemo pubblico e che dire Katia, ti ringrazio molto della tua... È un momento però, guarda, credimi, di emozione, perché ritornare al mare dopo 2 anni, l'altro ieri quando il giudice mi ha rimesso in libertà... Che bello! Sì, bello, però io ormai ero abituato. Cioè io voglio, rispetto ad altri, dire che... Che quasi mi manca i domicili. Adesso sembra una provocazione. No, però non devi dire ti manca, sì. Basta. Oh. No, mi manca un po'. Mi manca un'altra forma di libertà. Allora, basta. Io vorrei fare questo bagno e concludiamo in 1:17. Dopo 2 anni e non vi nascondo che c'è un po' di emozione. Ti ringrazio Katia, io so che tu sei una ballerina, hai girato un po' l'Italia ma anche l'Italia, all'estero, no? No, solo Italia. Ah, solo Italia. Fatto solo Italia. Allora, io mi tolgo un attimo la... Dall'Africa Italia. Allora, questa la mettiamo un attimo qua. Katia, io è un momento veramente, credimi, non pensavo di ritornare al mare. Sono tornato e quindi allora facciamoci un bagnetto simbolico. Poi ti lascio un attimo la macchina fotografica, io mi tuffo senza che la bagniamo. Che fresco! Che fresco! Ritocco l'acqua. Gabriele Paolini insieme all'artista ballerina Katia che mi sta accompagnando a riprendere la vita. Ma qui le donne sono tutte straordinarie, però Katia ha qualcosina in più perché tu hai l'umanità. Appena mi hai visto mi hai fatto ascoltare il tuo cuore e quindi ritornare veramente. Ha una vita, è difficile Katia riprendere però la società dopo tanto tempo. Certo. Amo tanto questo Daniel. Chiudiamo così. Fatti dare un abbraccio. Ciao. Perché io purtroppo nel 2014 non avevo tentato il suicidio. Oh, non la devi fare, devi vivere. Lo so, non fare quello sciocchetto. Guarda, no, ma adesso non ci penso più. Io c'ho pure un migliore amico mio che mi ha lasciato, si chiama Lamin, una che ha studiato qua, politico, un importante.